ماء البحر يصبح حلوا وكل العالم يصبح سلام في السماء تطفو الأقمار ولا أحد يموت جوعا. Ciccio Cappuccio fu il capo più carismatico e potente della camorra, tanto da diventare il guappo, l'uomo d'onore, per antonomasia. Nella Pigna Secca era chiamato o signorino, per i suoi modi raffinati e da gentleman che assai spiccava nei bassifondi napoletani. Dai camorristi era invece chiamato l'immortale, in quanto, fra i vari poteri leggendari attribuiti alla sua figura, vi fu anche l'immortalità. Era il rampollo di una famiglia criminale, che si trovava nell'Imbrecciata, all'altezza dell'Arenaccia. La zona dell'Imbrecciata era famosa per essere uno dei luoghi più malfamati di Napoli, era infatti piena di taverne, frequentate dai peggiori ceffi della città, di case chiuse e di case da gioco. Godeva di una fama così cattiva che per un breve periodo, la strada principale dell'Imbrecciata, fu isolata da un cancello, e nelle ore notturne chiusa, proprio come il peggior ghetto cittadino. In questo ambiente, nella metà del 1800, cominciò la sua rapidissima carriera nella camorra. L'inizio della scalata al potere risale alla sua prima carcerazione quando, da solo, si trovò dinanzi a 20 camorristi. Lui era un picciotto di sgarro, praticamente una nullità, un ragazzino affiliato alla camorra. In carcere, la camorra esercitava il suo potere maggiore, imponendo ai carcerati un tributo d'ingresso, chiamato il tributo dell'uolio, perché vi era l'obbligo del versamento di un soldo o due per l'acquisto dell'olio delle lampade votive per la Madonna del Carmine, l'Addolorata, Sant'Anna o San Vincenzo della Sanità che sono i santi della camorra. Di lì poi, ogni attività in carcere è strettamente controllata e tassata, dalla camorra, ogni ribellione è punita spesso con la morte, o con pestaggi ferocissimi da parte di squadracce, inviate nottetempo dal provvisorio capo della camorra in carcere. Cappuccio si ribellò sbottando, la camorra sono io. E di lì picchiò selvaggiamente tutti i suoi aggressori. Dopo questo episodio, la sua fama crebbe a dismisura. Furono, infatti, proprio i camorristi sopravvissuti alla rissa che, dopo essere usciti dall'infermeria, si recarono da Ciccio Cappuccio per chiedergli formalmente di onorare dell'opera e della persona sua, l'onorata società. La violenza è per i camorristi, sinonimo di coraggio e rispetto, e la rissa del giovane Cappuccio era degna di immensa ammirazione. Uscito dal carcere, Cappuccio era ormai un camorrista temuto ed ammirato da tutti. Il suo potere era illimitato anche nelle questioni cittadine, controllava tangenti ed aste pubbliche, decideva questioni di pubblico interesse e dirimeva controversie fra cittadini privati e camorristi. Da giovane, faceva largo uso della violenza, mentre in tarda età, bastava uno sguardo, un gesto o una parola, per mettere fine a qualunque disputa. Si racconta che anche le autorità statali si rivolgessero a lui, come il questore Ermanno San Giorgi che chiese, a Cappuccio, di recuperare l'orologio d'oro tempestato di diamanti della moglie del ministro degli interni, Giovanni Nicotera. In pochi giorni fu riconsegnato il maltolto alla legittima proprietaria. L'esuberanza della sua personalità rese la camorra addirittura simpatica. Fra semplici simpatizzanti e nuovi camorristi, a Napoli, lo status di guappo e camorrista era diventato ormai sinonimo di successo, rispetto, potere e riscatto sociale. Tutto ciò che il popolo più basso, poverissimo e vessato, non avrebbe mai ottenuto in una vita onesta. Ecco che allora Cappuccio cominciò ad ingraziarsi i napoletani, organizzando vere e proprie feste popolari in tutti i quartieri della città. Regalando giochi ai bambini ed organizzando interi carri carichi di cose da mangiare alle feste cittadine. Diventò un vero e proprio padrino di tutti i quartieri poveri della città, guadagnandosi l'amore dei suoi sudditi con un terribile cocktail di festa, farina e forca. Bastò questo per trasformarlo in una figura leggendaria, attorno alla quale si raccontavano aneddoti epici, che andavano da veri e propri miracoli fino a fatti realmente accaduti.
Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Gli Audio di Napoli Capitale, e potrete ascoltare e vedere i nostri documenti sulla storia, il folklore e le leggende di Napoli, anche in TV.